Benvenuti al corso sulle competenze digitali o Digital Skills. Il corso si prefigge l'obiettivo di trattare il quadro generale e i modelli specifici mediante i quali acquisire e sviluppare le competenze, le capacità fondamentali per poter affrontare con una maggiore consapevolezza e una maggiore abilità l'era della trasformazione digitale. Le competenze digitali sono fondamentali per la maggior parte delle professioni, nei settori più diversi. Lo sviluppo delle competenze digitali è divenuto oggi una necessità totale, non è più una possibilità concreta. Addirittura nei settori dove l'innovazione tecnologica è più forte, l'acquisizione e lo sviluppo delle competenze digitali è divenuta una urgenza impellente. Questo vale sia per il professionista che deve competere nel mercato del lavoro, sia per le aziende che devono sopravvivere ai cambiamenti repentini e sempre più radicali prodotti dalla trasformazione digitale negli ambienti del business. L'elettronica digitale, che cos'è? L'elettronica digitale è quella branca dell'elettronica che ha il suo cuore pulsante nella gestione e nella elaborazione delle informazioni digitali. Il termine digitale deriva dalla parola inglese digit, che significa cifra, per il fatto che i calcolatori elettronici si occupano della elaborazione di quantità numeriche elementari, dette bit. Il termine bit è una contrazione della parola inglese digit, che significa cifra, numero. Questo termine è tradotto, deriva dal latino digitus, che nell'italiano corrente sta a significare numero. Tant'è vero che l'elettronica digitale per questo motivo è detta anche impropriamente elettronica numerica. L'elettronica digitale si avvale di circuiti e sistemi che possono gestire solamente due stati di funzionamento, due livelli di tensione, due diversi livelli di corrente. Nei sistemi digitali, questi due diversi stati sono utilizzati per rappresentare le informazioni, ovvero sia i numeri, i simboli, i caratteri, le immagini, i suoni, i colori. Pertanto nei sistemi numerici a due stati, appunto sistemi binari, abbiamo due cifre, 0 e 1, e ciascuna di esse costituisce per l'appunto ciò che noi chiamiamo bit. Ma che differenza passa fra un segnale logico, analogico e un segnale digitale? Come vediamo nell'esempio grafico, un segnale analogico può assumere in un determinato istante tutti i valori continui che appartengono ad un intervallo R. R sta per numeri reali. Un segnale digitale invece può assumere solo determinati valori, alto e basso, come si evince dalla figura, e quindi riporta è un segnale binario. La differenza fondamentale qual è tra i due tipi di segnale, analogico e digitale? Che mentre nei segnali analogici l'informazione è contenuta nella forma stessa del segnale, nei segnali digitali no. Nei segnali digitali l'informazione da elaborare è codificata in due simboli, 0 e 1. La forma del segnale pertanto non ha più importanza. Basta che sia possibile in ogni istante discernere a quale valore logico corrisponde il segnale. Quindi anche un segnale digitale è fisicamente un segnale analogico,
Perché l'onda quadra, che si vede nell'esempio, non è altro che una idealizzazione matematica, perché nella realtà non esiste, perché il rumore la farà fluttuare. Allora, perché si preferisce l'elettronica digitale a quella analogica? Allora, abbiamo detto in precedenza che i segnali digitali sono anch'essi nella realtà dei segnali analogici, ma ad essi sono assegnati solo due livelli logici, 0 e 1. Ma tutti i segnali sono soggetti al rumore, rumore che può alterarne i valori. Ma nei circuiti digitali c'è una caratteristica peculiare che li differenzia rispetto ai circuiti analogici, è la capacità di reiezione, cioè di eliminare i disturbi a patto che il segnale si mantenga all'interno di un certo margine. Questa è una proprietà intrinseca dei circuiti digitali. Quindi abbiamo visto che cos'è, in maniera molto sintetica, l'elettronica digitale, che cos'è il segnale analogico e il segnale digitale, perché si preferisce l'elettronica digitale all'elettronica analogica. Vediamo un po' il sistema binario. Che cos'è, in maniera molto breve, il sistema binario? Il sistema binario è un sistema numerico posizionale in base 2. A differenza del sistema decimale, che è in base 10, le uniche cifre del sistema binario sono lo 0 e l'1. Numeri binari. Il sistema di numerazione binario è un sistema posizionale perché ha importanza la posizione assunta da ogni singola cifra all'interno di un numero. La realtà in cui viviamo registra dei mutamenti a ritmi straordinari. I fattori determinanti questa evoluzione inarrestabile sono molteplici: le nanotecnologie, la tecnologia digitale, le neuroscienze, la biotecnologia, la robotica, la stampa tridimensionale, i droni. Focalizziamoci sulla tecnologia digitale. La tecnologia digitale, quindi la realtà governata dai bit, è soggetta a dei cambiamenti inarrestabili. Perché? Perché le competenze digitali, che sono il motore di questo cambiamento che si sta registrando nella realtà governata dai bit, cambiano e cambieranno in maniera sempre più profonda e radicale. Questa situazione è stata messa in evidenza dal report The Future of Jobs del World Economic Forum, pubblicato nel gennaio 2016. Il report, lo studio del World Economic Forum, parla di disruption delle competenze a tal proposito, cioè di scardinamento delle competenze esistenti. È il processo mediante il quale quelle che erano competenze chiave per poter competere nel mercato del lavoro per il professionista e per poter sopravvivere negli ambienti del business per le aziende, oggi sono divenute delle competenze che non sono più cruciali. È un cambiamento enorme che sta accorciando sia per le industrie sia per i professionisti la data di scadenza delle set di competenze oggi esistenti. Lo studio condotto dal World Economic Forum fa emergere altri due dati di fatto molto importanti. Il primo dato di fatto è il seguente: il 65% dei bambini al loro primo giorno di scuola elementare nel 2016 dovrà intraprendere un lavoro che oggi nessuno conosce.
Il secondo dato di fatto molto importante è la rapidità con cui le nozioni acquisite a scuola perdono importanza, perdono rilevanza. E quindi, quali sono le competenze necessarie per poter svolgere le attività lavorative? Dato che le competenze che oggi sono importanti per poter lavorare fra qualche anno diventeranno superate, obsolete, bisogna identificare le future proof skill, ossia le competenze a prova di futuro, quelle competenze che permettono al professionista di essere competitivo nel mercato del lavoro e all'azienda di sopravvivere negli ambienti del business. Quindi bisogna chiedersi che cosa bisogna apprendere, che cosa bisogna sapere, che cosa bisogna saper fare. Prima di vedere tutto ciò, bisogna analizzare questi concetti. La distinzione è il rapporto tra conoscenze, abilità e competenze. La distinzione è il rapporto tra hard skill e soft skill. Infine, la distinzione è il rapporto tra specialisti, generalisti e professionisti multidisciplinari. Veniamo al primo punto. La distinzione è il rapporto tra conoscenze, abilità e competenze. Con il termine inglese skill si indica genericamente le competenze possedute da una persona, cioè l'insieme delle conoscenze, che cosa sa, e abilità concrete, che cosa sa fare. Ma si considerano pure le esperienze vissute, il carattere, la personalità, perché tutto ciò determina l'atteggiamento della persona verso se stessa, verso le altre e verso la vita nel suo insieme. Le competenze devono essere intese come saperi in uso o saperi in azione, cioè la conoscenza e l'abilità si devono concretizzare in azioni o risultati tangibili e apprezzabili in uno specifico contesto. In altre parole, una persona con le giuste competenze in una certa situazione, che può essere lavorativa o di vita quotidiana, come affronta una sfida o un problema e se è in grado di portare a casa un risultato. Il Parlamento europeo nel 2008 ha elaborato un framework denominato European Qualification, nel quale ha descritto concettualmente la conoscenza, l'abilità e la competenza. Le conoscenze sono il risultato dell'assimilazione di informazioni mediante l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi e teorie relativo ad un settore di lavoro o di studio. Le abilità indicano le capacità di applicare conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi. Le abilità sono divise in cognitive, che comprendono l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo, e pratiche, che comprendono l'abilità manuale, l'uso di metodi, materiali, strumenti. Infine le competenze. È la comprovata capacità di utilizzare conoscenze e abilità personali e sociali in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Concludendo questa prima lezione sulle competenze digitali, possiamo dire che una persona può assimilare tutte le conoscenze del mondo, ma non essere in grado di tramutarle in abilità. Cioè, il mio sapere non si tramuta automaticamente in saper fare. Ma si può anche verificare che si apprendono tutte le conoscenze, si sviluppano delle abilità, ma la persona non possiede una vera competenza. Cioè, manca la capacità di saper utilizzare conoscenze e abilità in un ambiente specifico, in un contesto specifico, in modo efficace in un contesto specifico. Quindi
La persona deve fare due passaggi importanti. Il primo passaggio qual è? Dalla conoscenza all'abilità. E in questo caso si deve confrontare, la persona si deve confrontare con se stessa. Il secondo passaggio, dalle abilità alle competenze. E in questo caso si confronta con il mondo. Il punto chiave qual è? In un mercato del lavoro, dove si fatica a individuare quelle che sono le competenze a prova di futuro, perché c'è questa evoluzione in atto, che è repentina, inarrestabile, radicale, la capacità di tramutare conoscenze in abilità e abilità in competenze diventa una linea di demarcazione rispetto al passato importante, imprescindibile, decisiva per essere competitivi nel mercato del lavoro e per sopravvivere in ambienti del business. Nel primo caso per il professionista, nel secondo caso per l'azienda. Bene, la prima lezione termina qui. Vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando alla prossima lezione.